L'arte è un dono che la storia lascia al suo passaggio. È testimone di bellezza perché dissemina tesori. Il fascino resta intatto, rimane inalterato. Ciò che cambia è il desiderio di possesso che suscita in noi. Alla Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze è un desiderio che può divenire realtà. Siamo nella cornice più bella del mondo, siamo dentro Palazzo Corsini nel centro di Firenze. BIAF, con la 31esima edizione, celebra 60 anni. Tanti ne sono trascorsi da quel 1959, quando i fratelli Giuseppe e Mario Bellini, antiquari da generazioni, fondavano la Biennale, la mostra mercato dell'eccellenza artistica italiana. I fratelli Bellini hanno inserito in un contenitore, allora era Palazzo Strozzi, 100 mercanti e così un visitatore, un collezionista, un direttore di un museo poteva entrare in questo contenitore e vedere quello che il mercato di meglio proponeva. Ed il fatto che noi siamo arrivati oggi a questa edizione è un successo incredibile. Oggi siamo senza ombra di dubbio la mostra più importante al mondo legata all'arte italiana. Il legame tra la città e il collezionismo antiquario a Firenze comincia molti secoli fa, con la filantropia rinascimentale della corte edicea, l'arte che genera bellezza e che oggi sostiene il tessuto economico della città. La grande forza della Biennale è proprio quella di unire il pregio, il valore delle opere d'arte, dei pezzi pregiati messi in mostra con una rete di mercanti e di compratori diffusa a livello mondiale. Le due cose si alimentano tra di loro e alimentano anche un'industria del bello, come la chiamo io, che riguarda i restauratori, riguarda gli organizzatori di eventi culturali, riguarda anche la realizzazione di mostre, expertise, ricercatori, storici dell'arte. Insomma, c'è un mondo fatto di professioni di alta qualità che gira intorno al mercato dell'arte e alla Biennale di Firenze. Ma prima che la Biennale apra il suo tesoro ai visitatori e ai potenziali acquirenti, ogni pezzo viene vagliato con cura dal comitato di vetting, perché la collezione unica riunita a Palazzo Corsini deve essere assolutamente impeccabile. Il vetting è un comitato di garanzia chiamato a valutare tutti gli aspetti di un'opera d'arte: la provenienza, la descrizione, l'attribuzione, i materiali impiegati, la datazione. Ne fanno parte 50 esperti, in gran parte italiani, ma anche altri chiamati da tutto il mondo, specialisti nei singoli settori. Il fattore vetting è un fattore che hanno pochissime fiere al mondo. Ce ne hanno una Frieze, Master a Londra, Tefab New York e Maastricht e la Biennale di Firenze. Quindi lo dico, le contiamo su una mano. Quindi mi sembra una cosa molto importante ed è una cosa che difende il collezionista o il compratore. L'enfasi sulla qualità e la qualità dell'arte italiana fa che la Biennale di Firenze serve come modello per art fair in tutto il mondo. I capolavori in mostra, firmati da maestri come Beccafumi, Bernini, Canaletto, Pietro da Cortona, fino ai contemporanei De Chirico o Pistoletto, richiamano alla BIAF l'attenzione dei più prestigiosi musei e collezioni del mondo, pubblici o privati, come la Free Collection, partner istituzionale della BIAF 2019. I musei americani cercano soprattutto due cose. Prima, oggetti che possono colmare lacune nelle collezioni e secondo, oggetti di più alto livello e importanti per la storia dell'arte. Ma che comprano è un'altra domanda, e comprano quello che offre il mercato. E io non vedo l'ora di scoprire che cosa offre la 31esima Biennale di Firenze. Quello che si scatena nell'antiquariato mondiale intorno alla BIAF è un'aspettativa particolare che condiziona tutti i partecipanti. Spesso, quando scopro un pezzo e vorrei proporlo direttamente a un mio cliente, decido invece di nasconderlo perché so che la soddisfazione del palcoscenico di essere qui, di tutta la città e delle persone da tutto il mondo che arrivano, è più importante della vendita. L'antiquario, alla fine, che è necessario che ci sia e che è necessario che venda, però da qualche parte condivide quello che lui viene a fare qua con tutta la sua città.
Al mestiere dell'antiquario, che è il vero cuore e motore della BIAF, è dedicata una mostra. Protagonista Stefano Bardini, il mercante che tra 8 e 900 ha stabilito i parametri del collezionismo moderno. Bardini è stato il più importante antiquario italiano, ma anche al mondo. Si deve a Bardini il merito di aver esportato in Europa, ma anche negli Stati Uniti, il gusto per la costruzione di interni del Rinascimento fiorentino. Un meccanismo virtuoso sceglie ad ogni edizione della BIAF tre vincitori, tre capolavori che, grazie a sponsor privati, permettono il restauro di altrettante opere d'arte in collezioni pubbliche. Un segno ulteriore dell'alleanza tra la Biennale e l'immenso patrimonio dell'arte italiana. Firenze è sicuramente una città di eccellenza per quanto riguarda il restauro. Prima di tutto perché ha una tradizione di bottega artigiana e d'arte che va indietro al Rinascimento. Quindi nel 400 c'erano le botteghe di Ghiberti, di Donatello, di Verrocchio e da lì è nata poi tutta la tradizione della bottega che vedeva non solo artisti ma anche gli artisti che diventavano restauratori. Firenze, dove l'arte è da sempre vocazione, durante i giorni della Biennale si anima con la Florence Art Week, una serie di eventi, mostre e aperture straordinarie nel centro della città, come al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, partner della BIAF, che ospita il racconto della Biennale in bianco e nero e che porta a Palazzo Corsini due preziosi lampadari allestiti da Matteo Corvino con l'aiuto degli artigiani di San Patrignano. Sono dei lampadari splendidi disegnati da Carlo Scarpa per la ditta Venini con dei poliedri di vetro colorato e sapendo il pubblico della BIAF molto attento alla bellezza, al design, speriamo che ci siano persone che siano interessate appunto a valorizzarli e farli ritornare a una nuova luce. Una luce, quella dell'arte italiana, che irradia gli spazi di Palazzo Corsini, un percorso emozionante tra i capolavori di un paese, l'Italia, che custodisce un patrimonio artistico unico a livello mondiale. Questa manifestazione rappresenta appunto l'eccellenza di quello che viene nel mercato oggi. È un museo vero e proprio in vendita. Andiamo dal XIII secolo al XXI secolo. È una mostra variegata che va dalla pittura alla scultura all'oggetto d'arte ed è importante oggi appunto espanderci fino al XX secolo perché l'arte, come scritto fuori dalla Galleria d'Arte Moderna di Torino, è sempre stata contemporanea.